Oggi andrò a preparare la colomba con il lievito madre. Prima però di iniziare dobbiamo andare a rinfrescare il nostro lievito e quindi io vi consiglio di rinfrescare il lievito una volta al giorno per una settimana e l'ultimo giorno, quindi il giorno in cui dovrete andare a fare la colomba, di rinfrescarlo 3x3 volte ogni 4 ore. Quindi iniziate ad esempio alle 8 di mattina, poi fate il secondo rinfresco alle 12 e l'ultimo rinfresco andrà fatto alle 16 e alle 20 iniziate a fare l'impasto. Quello che ci occorrerà per questo rinfresco sarà 50 g di lievito madre, 25 g di acqua e 50 g di farina. Io andrò a utilizzare la farina panettone del Molino della Giovanna. Dentro la ciotolina vado a mettere l'acqua e faccio sciogliere. Adesso vado ad aggiungere la farina. Adesso facciamo un taglio a forma di croce. Ripongo tutto dentro la ciotola e faccio lievitare per 4 ore. Dopodiché, dopo le 4 ore, faccio il secondo rinfresco. Attendo altre 4 ore e infine faccio il terzo rinfresco, sempre nella stessa maniera. E infine, dopo le ultime 4 ore, inizio a fare l'impasto. Copro con un coperchio e metto dentro il forno spento con la luce accesa. Gli ingredienti che ci occorreranno per il primo impasto della colomba, 1 kg, sono 95 g di lievito madre già rinfrescato, 235 g di farina panettone Molino della Giovanna, 100 g di acqua, 70 g di zucchero semolato, 85 g di tuorli, 65 g di burro a pomata e 1 g di sale. Dentro il cestello della planetaria vado a inserire l'acqua, lo zucchero e faccio sciogliere. Aggiungo anche il lievito a pezzetti. Faccio sciogliere il tutto formando una schiumetta. Adesso aggiungo tutta la farina in un colpo solo. Come farina potete utilizzare la qualunque, basta che ha come proteine dai 14-15. Faccio andare la macchina a bassa velocità.
e formo un impasto sodo ed elastico. Vado ad aggiungere in tre riprese i tuorli d'uovo. Faccio assorbire questi e poi aggiungo la seconda parte. Facciamo la prova del velo. A questo punto possiamo aggiungere il burro a pomata in tre riprese. Mettiamo la prima parte, la facciamo assorbire e poi aggiungiamo la seconda e così via. Prima di aggiungere l'ultima parte del burro, aggiungo il sale. Impastiamo ancora per un po', facciamo di nuovo la prova del velo, l'impasto dovrà chiudersi a 26 gradi. Facciamo la prova del velo. E adesso passiamo l'impasto sul piano da lavoro, diamo una leggera pirlatura e lo mettiamo a lievitare per 12-16 ore.
Come potete notare già ci sono anche le bolle, significa che l'impasto è stato fatto in maniera corretta. Ripongo tutto dentro questa bacinella. Metto la pellicola trasparente sopra e lo metto dentro il forno con la luce accesa, il forno spento, a lievitare. Gli ingredienti per la glassa sono 40 g di albume, 30 g di farina di mandorle, 30 g di farina zero, 40 g di nocciole tritate, 30 g di fecola di patate e 100 g di zucchero semolato. Dentro la ciotola vado a mettere tutti i secchi, quindi lo zucchero, la farina di mandorle, le nocciole tritate, la fecola e la farina. Con una frusta mischio tutto. Questa glassa viene fatta 12 ore prima. Adesso vado ad aggiungere l'albume poco alla volta. Se necessario, possiamo aggiungere alla fine anche un altro po' di albume. Deve venire una consistenza di una crema. Questa è la consistenza che deve avere. Adesso trasferisco dentro una ciotolina e copro con pellicola trasparente. Gli ingredienti per il mix aromatico sono 15 g di miele, una bustina di vaniglia, 25 g di scorza d'arancia e un cucchiaino di arancia grattugiata, la scorza dell'arancia. Dentro al frullatore vado a mettere l'arancia candita, il miele, la bustina di vaniglia, e la scorza dell'arancia. Vado a frullare. Dobbiamo ottenere questo composto. L'ho travasato dentro un barattolino, adesso metto il coperchio e lo inserisco nel frigorifero fino al momento dell'utilizzo. Gli ingredienti per il secondo impasto della colomba sono tutto il primo impasto che ha triplicato il suo volume, poi ci servirà 20 g di acqua, 75 g di farina panettone, però voi potete utilizzare comunque anche una farina manitoba con delle proteine dai 14-15, 3 g di malto, 20 g di mix aromatico, 5 g di burro di cacao che può essere sostituito anche con del cioccolato bianco, 8 g di latte in polvere, 60 g di zucchero, 70 g di tuorli, 60 g di burro a pomata, 25 g di burro fuso, 2 g di sale e 150 g di scorza d'arancia, la scorza candita. Dentro il cestello della planetaria vado a inserire il primo impasto. Ho dimenticato di dirvi che dopo le 12 ore dentro il forno spento va messo un'ora in frigorifero. Aggiungo il malto
e l'acqua. Gli ingredienti devono essere tutti freddi. Avvio la planetaria per pochi secondi. Aggiungo adesso la farina. Lascio andare per 10 minuti. Trascorsi 10 minuti, facciamo la prova del velo. Adesso accendiamo di nuovo la planetaria e inseriamo in 3 riprese l'emulsione di tuorli e di zucchero. Appena questa parte sarà assorbita, aggiungiamo la seconda parte. Quando questa ultima parte di uovo e di zucchero sarà ben assorbita, possiamo aggiungere il latte in polvere. Se non l'avete, potete ometterlo. Facciamo assorbire questo e poi aggiungiamo il burro di cacao sciolto o in alternativa il cioccolato bianco. Adesso aggiungiamo il mix aromatico. Quando il mix aromatico sarà ben assorbito, aggiungiamo in 3 riprese il burro affumata.
assorbire questa e aggiungo il sale. Aggiungo il burro fuso a filo. Adesso aggiungo la scorza candita. Avvio l'impastatrice per alcuni secondi. L'impasto è pronto, adesso lo versiamo tutto sul piano da lavoro e lo lasciamo puntare per un'ora. Stupendo. Ci ungiamo le mani con del burro. Diamo delle pieghe. E lo lasciamo riposare per 45 minuti, un'oretta. Facciamo le pezzature da un chilo. Dopo averli divisi, vado a fare una pirlatura. Divido l'impasto di nuovo in due. E lo vado a posizionare dentro lo stampo. Metto dentro il forno spento con la luce accesa fino ad arrivare a un centimetro sotto il bordo. Dopo due ore vado a mettere sopra
la glassa. Vado a mettere le mandorle. Vado a mettere la granella. Polvero con zucchero a velo. Inforno a 160 gradi per 50-60 minuti. Appena arriva a 40 minuti dalla cottura, inserisco il termometro a sonda al centro della colomba, deve arrivare a 94 gradi per essere la colomba cotta perfetta. Dopo averla tirata dal forno, si capovolge immediatamente e si tiene a testa in giù per 6 ore. Dopo 6 ore si spruzza l'alcol e si mette dentro il sacchetto. Si può consumare dopo 3-4 giorni. Mentre questa qua la andrò a glassare con del cioccolato bianco e delle granelle di pistacchio. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale e condividete. Un bacione grande! E alla prossima video ricetta!